Va bene, iniziamo la doppia lezione di questo pomeriggio e cominciamo con riprendere l'esercizio che avevamo fatto insieme martedì, cercando di concluderlo essenzialmente nelle, un paio di dettagli che mancavano ancora alla modellazione. Quindi, la parte di diagramma concettuale che avevamo fatto insieme martedì copriva abbastanza bene tutta la parte relativa alla richiesta da parte dell'utente, no? Il quale faceva una richiesta che era composta di più alternative possibili, ciascuna alternativa avevamo deciso di posizionarla in una fascia oraria e tanto per ricordare i ragionamenti che avevamo fatto, abbiamo usato una classe fascia oraria separata perché abbiamo deciso che le fasce orarie di questo studio erano predefinite e dovevano essere sempre le stesse, quindi l'utente non poteva avere la libertà di definire dalle 13.21 alle 17.43, no? Ma gli davamo delle fasce predefinite. E quindi abbiamo una classe fascia oraria che contiene questo elenco di fasce possibili. L'alternativa sarebbe stata porre questi due attributi, ora inizio e ora fine, all'interno della classe alternativa. Allora a quel punto, diciamo così, il singolo utente avrebbe potuto scegliere, specificare, no, qualunque orario avesse voluto. Con la fascia oraria, diciamo così, fissa, allora si semplifica anche il concetto di disponibilità, perché anche il medico farà lo stesso lavoro, cioè sceglierà nei giorni le fasce orarie nelle quali lui è disponibile. E poi avevamo anche aggiunto, diciamo così, negli ultimi minuti, questa relazione conferma che lega la richiesta a una specifica disponibilità fornita da uno specifico medico, che è specialista di una ben determinata specialità. No? Vedete che seguendo, data la richiesta, seguendo questa relazione, io riesco a trovare in modo univoco, qui c'è una coordinata 1, una disponibilità, la quale è associata ovviamente una certa data e una certa fascia oraria ben precisa, anche qui c'è un 1, per disponibilità ricavo esattamente con certezza il medico che è disponibile e dal medico conosco ovviamente la sua specialità. Quindi facendo questo giro della richiesta, dalla richiesta svolta riesco a ricavare qualunque informazione sull'appuntamento, in qualche modo. Questo è 0,1 perché ovviamente questa relazione si concretizza solamente dopo che l'appuntamento è stato confermato. Questa è la prima metà, no? Poi il testo dell'esercizio ci descriveva altre due modalità di prenotazione. Qualora, diceva, le alternative proposte dall'utente fossero compatibili con almeno una disponibilità di un medico della giusta specializzazione, bene, il sistema può da solo aggiungere questa conferma perché è riuscito a trovare una coincidenza. Qualora non ne trovasse, allora il sistema che cosa fa? Propone all'utente delle alternative reali, realmente disponibili. Quindi dico, vabbè, allora, visto che le date che hai richiesto tu non vanno bene, non sono disponibili, te ne propongo tre io. Andando a pescare dove? Andando a pescare tra le disponibilità fornite dai medici di quella specialità. Quindi a quel punto il sistema informativo che cosa fa? Prende questa richiesta, va a vedere la specialità, va a vedere tutti i medici, plurale, che hanno questa specialità, di questi tutti i medici va a raccogliere tutte le disponibilità e quindi avrà un bel pacchetto di disponibilità. Ok, ho fatto una pausa perché mi sono accorto di una cosa. Di queste disponibilità ovviamente dovrà andare a considerare solamente quelle che non sono ancora state prese, per nessuno, andiamo a decidere come, no? E queste tre le proporrà all'utente. Allora, questo significa due cose. Uno, che devo avere un modo per capire se una certa disponibilità è già stata presa o no, in qualche modo. E due, è che devo riuscire a associare delle disponibilità alle richieste direttamente fornite dal sistema, non più dall'utente. Allora, il primo
era l'errore di cui mi sono accorto prima parlando, è relativo a questa cardinalità qua. Così come avevamo detto che una richiesta non è detto che sia confermata fino a quando non è associata a una ben precisa disponibilità, ecco, lo stesso ragionamento vale al contrario, cioè il medico fornisce una disponibilità, questa rimane disponibile, rimane libera, fin tanto che non viene associata a una richiesta. Quindi questa cardinalità qui, lato richiesta, deve essere non 1 ma 0,1. Perché anzi, nel momento in cui inserisco molte disponibilità, queste, tutte queste non saranno associate alle richieste, verranno poi prese, no? Associate alle richieste, occupate man mano che si va avanti, man mano che nuovi utenti fanno domanda. E quindi la frase che abbiamo detto prima, vado a vedere tra tutti i medici tutte le loro disponibilità non ancora assegnate, significa tutte le disponibilità per le quali non esiste ancora una relazione conferma con la classe richiesta. Quindi la molteplicità noi la blocchiamo non a 1 ma a 0,1. Ovviamente una disponibilità o non è stata presa da nessuno, o è stata presa al massimo da una richiesta, è stata usata per soddisfare al massimo una richiesta, oppure nessuna, nessuna ancora. Quindi con questa cardinalità che prima era sbagliata, riusciamo a capire anche le varie disponibilità se sono già state occupate oppure meno. Poi ci serve la possibilità di dire, guarda, tra tutte le disponibilità che ci sono in giro, io sistema te ne propongo 3. E tra queste 3 poi eventualmente dovrei scegliere. Allora questo lo possiamo fare aggiungendo un'altra relazione tra disponibilità e richiesta. No? Chiamiamo propone, disponibilità propone, viene proposta, c'è una proposta, suona meglio, proposta a questo punto dal sistema per l'utente. No? È un di più, cioè a quella richiesta sono associate fino a 3 alternative provenienti dall'utente, poi eventualmente possono essere associate altre 3. Mettiamo così, poi correggiamo, da 0 a 3 disponibilità proposte dal sistema. Per quella specifica richiesta. Metto 0, 3 e non 1, 3 perché magari non c'è mai bisogno, non c'è bisogno di fare una proposta dalla parte del sistema perché è stata accettata una delle alternative precedenti. Qui si sovrappongono un po' le scritte, quindi sposto, non andare via tanto, sposto tutto. Quindi questa relazione proposta tra disponibilità e richiesta è lo strumento attraverso cui il sistema si scrive, si memorizza, tiene traccia di quali disponibilità sono state offerte all'utente. Perché immaginate che il tutto non è magari contemporaneo, non avviene tutto in un istante. Per cui io magari inserisco la mia domanda e il sistema domani mi dice, guarda, che le tue proposte, no? Le tue alternative, non uso il verbo proposte perché l'ho già detto qua, le tue alternative non andavano bene, e quindi io ti offro 3 proposte. E poi magari il giorno dopo ancora, io mi collego per scegliere quale di queste 3. Quindi, tra il primo e il secondo giorno, tra il secondo e il terzo giorno, il sistema deve salvarsi, deve ricordarsi da qualche parte le cose che ha offerto. E quindi devo in qualche modo memorizzarlo. È chiaro che l'alternativa e la proposta sono informazioni che una volta che ho confermato un appuntamento potrebbero non servire più, tendenzialmente potrei anche volendo cancellarle, oppure fanno parte di una storia passata che non mi interessa più, perché in realtà quello che è importante è poi dopo l'appuntamento confermato. Posto ancora questo in qua perché voglio spazio lì, solo che va solo dove vuole lui. Mi volevo fare spazio perché ho bisogno di ragionare su quale cardinalità associare a questo lato della relazione, cioè una determinata disponibilità. A quante richieste può essere offerta?
Ricordiamoci cos'è la richiesta. Sono utenti diversi che hanno detto voglio una visita. La disponibilità è il medico, tal dei tali, un medico ben preciso, okay, che ha detto che il giovedì alle 14 è disponibile, alle 16 adesso, dalle 16 alle 17.30 è disponibile. Allora, quello slot orario, quel medico dalle 16 alle 17.30, a quante richieste può essere offerto? Una, dite? O tante? Allora, c'è del senso, c'è buon senso in entrambe le risposte. Una, perché uno dice, ma io non posso offrire la stessa ora a te, a lui, a lei, all'altro, perché se poi tutti e tre mi rispondete che va bene una di quelle tre, io non so più cosa fare. Ok. Però è anche vero che se io offro tre alternative a lui e lui accetta la prima delle tre alternative, la seconda alternativa, che ormai lui non ha usato, la posso rioffrire a qualcun altro, no? Giusto? Non è che per il fatto che l'ho offerta a lui non, e a lui non è servita, non la posso più offrire a nessuno. Per questo ciò che significherebbe mettere un 1 qua. Se mettessi un 1 in questa cardinalità vorrebbe dire che quella disponibilità può essere usata, giocata, quella carta te la puoi giocare una sola volta, con una richiesta. Poi se quella richiesta non la prende, oramai l'hai usata. Allora, il vero ragionamento, il vero vincolo dovrebbe essere: una disponibilità può essere offerta al massimo, no, mi verrebbe a dire a una richiesta confermata. In realtà non è neanche così. Io potrei offrirla, quella disponibilità, a più richieste diverse, di cui tutte meno una siano già confermate con disponibilità diverse. No? È contorta, ma forse è giusta. Cioè io mi chiedo, domani alle 16, lo posso offrire? Allora vado a dire, quella disponibilità domani alle 16 è già stata offerta due volte. Se in entrambe quelle due volte la richiesta è già stata confermata su una disponibilità diversa da questa, allora, se no è facile, perché se questa è già stata confermata, se la disponibilità è già stata confermata non la offro più. Se non è ancora stata confermata da nessuno, vado a vedere se le richieste precedenti a cui l'avevo offerta sono ancora, tra virgolette, aperte. Se sono ancora aperte, allora non posso rioffrire questa disponibilità perché, diciamo, è prenotata. Se no, se tutte le richieste precedenti sono già state ormai chiuse e quindi su disponibilità diverse da quella attuale può essere rimessa in gioco. Tutto questo casino, nelle cardinalità, non riusciamo a scriverlo. Cioè, il vincolo effettivo di questa relazione è un vincolo più complicato di quanto non si possa esprimere semplicemente con un vincolo di cardinalità. No? Allora, questo vuol dire che io devo modellare il sistema nel caso più generale, quello in cui quella disponibilità venga offerta più volte, e poi dovrò però fare attenzione che non è un più volte qualsiasi, è un più volte sotto certi criteri, un po' contorti da dire a parole, ma tutto sommato chiaramente definibili. Criteri perfettamente deterministici, logici. Quindi in questo caso il vero vincolo è una via di mezzo, non è uno, non è molti, è uno o più di uno secondo certe condizioni. Non lo posso scrivere qui. E quindi devo comunque permettere il molti, permettere di definire molti, sapendo che dovrò poi, diciamo, a livello di funzionalità, a livello di codice, no, di implementazione del sistema, garantire che questi molti non capiti mai che queste molte proposte della stessa disponibilità avvengano su più richieste, entrambe ancora aperte. Allora, sta cosa qua che ho detto, dove me la ricordo? Perché in questo diagramma non c'è più, è scomparsa.
Allora dovrei in parallelo, no, a questo diagramma cominciare a tenere traccia delle informazioni in più. Cioè finora abbiamo dato delle definizioni semplici, no? Abbiamo detto che cos'è ad esempio una, il cosiddetto, immaginiamo di voler costruire un glossario, no? L'abbiamo detto più volte a parole, anche nel primo esercizio. Del laboratorio di ieri era suggerito all'inizio, però ad esempio noi abbiamo definito che cos'è una richiesta, abbiamo usato il concetto di richiesta, che è una specifica richiesta da parte di un paziente. Quindi lo stesso paziente può fare più richieste, una o ciascuna si chiama richiesta. Questa definizione qua fa ridere, no? Perché in realtà diciamo che una richiesta è una richiesta, non aggiunge molto, perché in realtà il significato italiano della parola già dice tutto o quasi tutto. Però noi abbiamo spiegato meglio che una richiesta ancora aperta è una richiesta per la quale non esiste ancora conferma. Mentre una richiesta già chiusa è una richiesta che ha già una, la disponibilità, una disponibilità confermata. Questo richiesta aperta e richiesta chiusa l'abbiamo deciso noi. Lo stiamo spiegando noi, stiamo spiegando l'interpretazione che diamo di questa relazione conferma. Non è il caso di fare due sottoclassi, richiesta aperta e richiesta chiusa, oppure magari secondo qualcuno può essere il caso, va bene, allora vorrà dire che solo la richiesta chiusa ha la relazione conferma, la richiesta aperta non ce l'ha. Ma l'importante è essere sicuri che ciò che scrivo è determinabile nel modello concettuale. Se io posso sapere se è una richiesta aperta o una richiesta chiusa? Sì, perché vado a vedere se non esiste un'occorrenza della relazione, si chiamava conferma, che coinvolge questa richiesta. Mentre invece nel caso di disponibilità confermata, è confermata se esiste quanto sopra. Cioè io sto delle definizioni, però poi devo essere sicuro che queste definizioni il sistema informativo abbia le informazioni sufficienti per poter capire se sono in un caso o se sono nell'altro. E quindi per la mia salute mentale, anziché dire ogni volta una richiesta che non abbia ancora nessuna disponibilità collegata, definisco una macro, definisco un'abbreviazione, la chiamo richiesta aperta o richiesta chiusa. A questo serve anche definire i termini. Definisci un termine di un concetto facile da capire, e contemporaneamente ti dice come fare a dedurre quel concetto dal diagramma concettuale. Allora, a questo punto possiamo specificare che c'è un vincolo aggiuntivo che la relazione propone, giusto? Una proposta, può coinvolgere, accenti, al più una richiesta aperta ed eventualmente zero asterisco richieste chiuse.
che è quello che avevamo detto prima, con un giro di parole, che però ci faceva confondere. Mentre qua, passo per passo, punto per punto, ti dico, guarda, questo, il modello concettuale del mio sistema è così, ma con qualche vincolo in più, che col linguaggio che mi fornisce UML non ho potuto scrivere, te lo scrivo a parole. A parole, ma in modo comunque più preciso possibile. Quindi questo può succedere. Ovviamente in questi casi il modello formale dovrà essere più generoso della realtà, non posso mettere quello più restrittivo, perché altrimenti poi non riesco a crearlo. Ok? Quindi questo è un modo di specificare un vincolo che non è direttamente riconducibile nella cardinalità, perché è un vincolo che dipende dal fatto che le altre entità, non solo quante ne ho, ma che cosa fanno a loro volta loro con altre relazioni, cioè con chi sono collegati. Un vincolo che coinvolge più relazioni, più classi. Ci sarebbe un'altra via d'uscita a questo problema di questa cardinalità, che mi piace di meno, ma ve la racconto lo stesso, perché non è che sia vietata, spero il fatto che mi piaccia di meno. Uno potrebbe decidere che tutte le proposte che ti faccio e che non vengono accettate, le cancello proprio dal database. Quindi se io ho fatto tre proposte a lui e lui ha preso la prima, allora la prima proposta rimane proprio come relazione dentro il database. Le altre due le cancello. Quindi non ne ho più tre, ne ho solo più una. Allora, avendo solo più una vuol dire che le altre disponibilità automaticamente non sono più collegate a nessuna richiesta. E quindi diventeranno di nuovo libere per essere usate in un'altra richiesta. A quel punto una cardinalità massima messa a 1 va bene. Perché un 1 di quelle attive, quelle non più attive, quelle che ho chiamato richiesta chiusa, non hanno più, no? Perdono il vincolo, no? Le cancello dal database. Allora, mi piace di meno perché? Perché cancellare è brutto. Sarebbe sempre bene almeno che, almeno in prima battuta, immaginiamo un sistema informativo in cui non viene mai cancellato niente. Per essere tranquilli conviene partire da lì. Poi possono esserci dei casi in cui alcuni dati li vogliamo, barra li dobbiamo cancellare. Però mettiamoci nell'ottica di idea che quando qualcosa, cioè quando l'utente dice cancella una cosa, il sistema informativo non la cancella mai, per davvero. Magari c'è un flag che dice non più visibile, cancellata, non più valida, o cose di questo genere. Ma il dato rimane lì. Per due motivi, almeno. Primo motivo è che magari vogliamo tornare indietro. L'utente potrebbe essere sbagliato, quante volte avete cancellato qualcosa per errore, e meno male che c'era il cestino, poi potevate andare a recuperare, no? O meno male che c'era Dropbox per cui andare a prendere la versione precedente e così via. E quindi in qualche modo il sistema protegge l'utente dai suoi stessi errori. Ma poi c'è il secondo motivo, che vedremo meglio verso la fine del corso, è che tutto ciò che ha fatto il sistema ha comunque un valore statistico, una valenza statistica. Se a me poi dovessero chiedere di tutte le disponibilità che ho offerto, quali sono state le più gettonate? Quali sono state scelte di più e quali sono state invece scelte di meno dagli utenti? Per capire magari in quali orari andare a potenziare il servizio. Cioè, un mio studio gira bene, ho i soldi per prendere un medico in più, però questo medico mi conviene metterlo alle 8 del mattino o alle 2 del pomeriggio? Domanda legittima. Come faccio a decidere? O invento, come fanno i veri manager, loro lo sanno, appunto, oppure vado a vedere i dati. Per andare a vedere i dati devo sapere quali proposte ho fatto e quali sono state accettate, sì, ma anche quali sono state rifiutate. Per poter vedere quali sono gli orari in cui magari è maggiore la probabilità di accettazione. Allora, è vero che la disponibilità rifiutata non mi serve più dal punto di vista operativo,
Cioè, una volta che ha detto no, boh, quella è libera, la riuso, non importa. Ma mi serve dal punto di vista gestionale, di management. Voglio sapere che cosa è successo. Voglio tenere traccia di ciò che è successo. Se ho un servizio in cui ho 1000 utenti che si registrano e 500 e 900 si cancellano il giorno dopo, non è la stessa cosa che avere un servizio che ha 100 utenti e basta. Dal punto di vista del sistema, sì, ho 100 utenti che il giorno dopo possono farlo più. Ma dal punto di vista del gestore di questo sistema, sapere che ne sono arrivati 1000 e dai, e il giorno dopo 900 sono cancellati, mi crea qualche disguido. Vuol dire che il sistema ha qualcosa che non va, non viene gradito agli utenti o cose simili. Sapere che ne sono arrivati 100 vuol dire, beh, sono un po' pochini, devo fare un po' più di promozione. Sono due dati completamente diversi. Okay? Quindi noi adesso ragioniamo soprattutto sul piano operazionale, operativo. Cioè modelliamo le informazioni di cui il sistema informativo ha bisogno per lavorare, per erogare il servizio. Verso gli ultimi capitoli del corso invece sarà quello dei sistemi informativi gestionali, manageriali, che invece vanno a ragionare sui dati che il sistema ha raccolto durante l'operatività, con un, diciamo, una finestra di osservazione più ampia. Quindi ce ne occuperemo allora di come fare queste cose, ma fin da subito mettiamoci in ordine di idee che è meglio non cancellare nulla, perché magari il mio capo me la chiede tra un mese, o alla fine dell'anno me lo chiede, e io se rispondo il dato ce l'avevo ma l'ho cancellato, non ci faccio una bella figura. E quindi sempre bene. Con quel core storage, che cioè zero, evitiamole, no? Non pensiamole. La parola cancellare, cancelliamola. Ok. Poi, quindi qua dovremmo avere, essere riusciti con questo giro di pensieri a coprire il sistema propone fino a 3 alternative e il paziente può accettare una delle proposte. Accettarlo lo faccio sempre attraverso la conferma. E tra l'altro mi piace, perché mi piace perché il fatto che una richiesta abbia un certo appuntamento lo vedo sempre solamente guardando la relazione conferma, indipendentemente da come è stato fissato questo appuntamento. Cioè, sia che sia stato accettato da una delle proposte del paziente, sia che da una delle proposte del sistema, in entrambi i casi, per sapere che cosa è stato accettato, vado a vedere la stessa relazione. Mi semplifica poi la vita dopo. Non è che ho un modo per andare a vederlo se l'ha chiesto il paziente in un modo diverso, e quindi per ogni richiesta dovrei chiedermi, allora se è stata accettata dall'utente devo andare a guardare qua, se è proposta dal sistema invece vado a vedere in un posto diverso, per sapere in che giorno questo signore deve arrivare. Quindi quando vediamo che strade diverse convergono, è un po' un segnale che abbiamo fatto le cose bene, con un senso. Non si riesce sempre, ma quando si riesce è meglio. Rimane l'ultimo pezzo, che il paziente può chiedere di essere messo in lista d'attesa. Lista d'attesa che è un meccanismo che viene messo in gioco solamente quando un paziente chiede di cancellare un appuntamento. Allora, quando un appuntamento viene cancellato, si scatena tutto un meccanismo per cui quella disponibilità che inizialmente era confermata ritorna libera, ritorna disponibile, e allora può essere rimessa in gioco. Come? Contattando uno a uno i pazienti che appunto erano in questa lista d'attesa, proponendogli a questo punto prendere o lasciare questa disponibilità, ti va bene, rispondimento 15 minuti. Allora, tutto questo meccanismo di prendere o lasciare interessa abbastanza poco, ma ci interessa sapere quali sono le richieste in lista d'attesa. Meglio, usiamo la terminologia che abbiamo definito, le richieste aperte in lista d'attesa. No, quelle chiuse ormai sono confermate. Cioè. Ma per le richieste aperte possono essere in lista d'attesa. Cos'è questa lista d'attesa? Beh, una lista, un elenco. Una richiesta è un elenco unico
che contiene tante richieste. Queste richieste sono ordinate in qualche modo, no? C'è la prima, la seconda, la terza, la quarta. Quindi quando si libera un buco, io andrò a prendere la prima delle richieste di lista d'attesa e chiederò al suo paziente, al paziente con, diciamo così, che l'ha creata, visto che dalla richiesta si risale al paziente in modo univoco, dirò, va bene, ti va bene questa nuova disponibilità. In realtà è un pochino più complicato di così, perché quando si libera una disponibilità, quella disponibilità è associata a un medico che segue una certa specialità. Può darsi che la prima richiesta in lista d'attesa fosse di una specialità diversa, e allora è inutile che vada a chiedere a quello. Io aspettavo la visita oculistica e mi dice se è liberato il ginecologo, forse non mi interessa, no? Però se vuoi, no. No, non può. Allora devo andare a prendere la prima in lista d'attesa che sia della specialità giusta, ma le informazioni le ho tutte perché la richiesta sa di che specialità è e la disponibilità che sia liberata so di che specialità è perché so qual è il medico che era disponibile. Quindi il processo si complica un po', ma i dati li ho tutti. Finora stiamo pensando ai dati, no? Allora l'unica cosa che mi rimane da sapere è se una richiesta fa parte della lista d'attesa oppure no. Allora, un modo può essere quello di definire una classe lista d'attesa e dire che la lista d'attesa è composta da un insieme di richieste. Composta da un insieme di richieste lo posso usare con una relazione normale o, come dice il verbo, no? Con una relazione di composizione. È uguale, eh? Alla fine abbiamo guardato il simbolino della composizione, ma non vuole dire molto. Di più, che è un raccoglitore di altri di riferimenti alle richieste che in quel momento sono nella lista d'attesa. Come faccio a sapere però in che ordine è la richiesta nella lista? Vabbè, ovviamente se è un contenitore di tante cose la cardinalità di ciò che è contenuto è molteplice, quindi di qua se riesco a arrivarci giusto col mouse, vieni. Sarà una cardinalità zero infinito. Come dicevamo l'altra volta, se non scrivo nulla sottintendo zero infinito, no? Quindi all'inizio cerchiamo di scriverlo sempre comunque, ma il sottinteso è sempre zero infinito. Mentre invece il sottinteso del rombo del lato della composizione è 1. Ok. Come faccio però a sapere, visto che la lista d'attesa è un insieme, così come ho descritto, la lista d'attesa è composta da un insieme di richieste. Ma io non voglio un insieme, voglio una lista. Che differenza c'è tra un insieme e una lista? L'ordine. Cioè, nella lista gli elementi sono ordinati, primo, secondo, terzo. E come faccio a gestire l'ordine? Allora, potrei scriverlo nella richiesta. Potrei scriverlo, scrivetelo a matita perché qui non mi piace, poi vi dico che è sbagliato. Potrei dire all'interno di ciascuna richiesta, nel momento in cui ti metto in lista d'attesa, quanti ce ne sono? 27, allora tu sei il 28. Giusto? Il problema di questo, oltre al fatto che, vabbè, magari è un attributo che dovrebbe essere opzionale, potrei indicare che l'attributo è opzionale perché nel caso in cui la richiesta non sia in lista d'attesa non ha senso definirlo. No? Per cui si può definire anche solo sull'attributo il fatto che lui sia opzionale. E lui lo scrive tra parentesi, la cardinalità dell'attributo. È una finezza.
Però il problema per cui non mi piace quell'attributo ordine lì è cosa succede? Che quando il primo in lista d'attesa viene tolto, viene servito, che tutti gli altri devono scalare di uno. Chi era il secondo diventa il primo, chi era il terzo diventa il secondo, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è un lavoro inutile. Ci viene in mente un modo più furbo di registrarsi chi è prima e chi è dopo, che non richieda di essere modificato tante volte? Ah, lui vuole mettere un ordine che non è un ordine misurato sul numero di richieste in lista, ma un ordine assoluto, cioè si incrementa sempre. 1, 2, 3, il primo giorno saranno 1, 2, 3 fino a 10, il secondo giorno si parte da 11 e si va avanti e poi si va avanti sempre. Quindi alla fine ci saranno un po' di numeri sparsi, non consecutivi, ma eventualmente, perché abbiamo detto che bisogna avere la specialità quando vado a pescare. E ogni volta che se ne accoda uno nuovo lo accodo col numero più grande più uno, e ogni volta che tolgo, tolgo sempre col minimo. È un modo. Sì, che funzionerebbe bene. È analogo a quello della coda del macellaio, no? Tu prendi il bigliettino, quando vedi 77 non vuol dire che ne hai 76 davanti. Dipende da quanti non sono ancora stati serviti, ma il tuo numero ti indica solo la relazione maggiore o minore rispetto a quelli che vengono prima o a quelli che verranno dopo. Una cosa analoga si potrebbe ottenere avendo un timbro, un timestamp, l'istante di tempo. Se io mi registro in un attributo l'istante di tempo in cui la richiesta è stata fatta, quei valori lì mi dicono che è arrivato prima e che è arrivato dopo. Quindi io assegno comunque un numero cronologicamente crescente, sempre crescente, se ho l'istante di tempo è quel numero che arriva dall'orologio, prendo quello che mi dice. Oppure se facciamo come dice questo compagno, quel numero è un contatore mio che mi conta solo quante volte sono arrivate le richieste o quante volte le richieste le ho messe in lista d'attesa, l'importante è che siano valori sempre crescenti. Un valore sempre crescente mi garantisce che una volta segnato non lo devo più toccare. Io avrei personalmente una preferenza per la data, perché la data in realtà magari mi serve. Comunque in assoluto saperla, per altri scopi anche. Sono stati, sempre dell'altro discorso, ci sono stati più utenti a maggio o a giugno? Qual è il tempo d'attesa medio da una richiesta per avere un appuntamento? E se, qui, finora non so qual è la data della richiesta, la data in cui l'utente ha fatto la richiesta. Allora, mi registro anche la data e mi viene gratis l'ordinamento della lista d'attesa. Quindi aggiungo un attributo inserita, di tipo, scriviamo date time, così mi ricordo che so, mi serve sia la data che l'ora, l'istante. E con questo direi che sono a posto per quanto riguarda anche la lista d'attesa, perché poi con le informazioni che ci sono qua è possibile far tutto, inserire uno nuovo in lista d'attesa, pescare dalla lista d'attesa quello che ha, che giace da più tempo e che sia della specialità giusta, che è ciò che devo fare quando propongo. Ovviamente lista d'attesa andrò a considerare solamente le richieste aperte, quindi quelle non confermate, e così via. Ok? Non mi pare che sul testo ci fossero ulteriori richieste che richiedano delle informazioni che non abbiamo ancora modellato. No? Se ci sono, fatemi annotare, ma mi pare di. Noi avevamo lasciato in sospeso questa classe prenotazione perché c'era un concetto che nel modello avevamo, nel testo, perdon, svettava come concetto, diciamo, interessante. Abbiamo detto, mettiamo lì e poi vediamo se ci serve. In realtà credo che quello che poteva significare la prenotazione noi lo facciamo con questa relazione conferma. Cioè, qual è l'effettiva tua prenotazione? È la disponibilità confermata.
Quindi prenotazione uguale sinonimo di disponibilità con conferma. Quindi in questo caso questa classe in più non mi serve. Ho rappresentato l'informazione di qual è la prenotazione effettiva che hai avuto semplicemente con questa relazione. Ma questo è il figlio di una serie di scelte precedenti, di fare la disponibilità così, di fare le fasce orarie così, e quindi mi è bastata una relazione. Se avessi affrontato il problema in modo diverso, magari non avrei avuto quella relazione, avrei avuto la classe prenotazione e l'avrei gestito in modo molto diverso. Non è detto che in tutti i casi questa non serva mai. Però in questo, avendolo impostato così, non mi serve. Va bene? Ok, allora, se non ci sono altre domande, direi che questo esercizio lo salviamo e lo mettiamo da parte. Poi la settimana prossima vedremo insieme le soluzioni dell'esercitazione di ieri di laboratorio. Vi do qualche giorno in più, così se qualcuno non è riuscito a finirla, le soluzioni le vedremo sempre, le discuteremo sempre la settimana successiva. Mentre ho asta aperto, volevo solo farvi notare una cosa che è una lieve differenza che potreste eventualmente riscontrare se avete delle versioni diverse installate o se avete, qualcuno magari l'ha seguito l'anno scorso, l'ha installato il programma lo scorso anno, sui tipi di dati, magari anche guardate qualche video lezione viene diverso, perché dalla versione 7 alla 7.1 asta ha cambiato leggermente il modo in cui crea progetti nuovi, ma è una stupidaggine. Quando io creo un nuovo progetto, lo crea vuoto, come siamo abituati. Per cui ogni dato che mi serve, tipo day, che sono già questi qua, però boolean, byte, char, bubble, floating, short e basta, questi qui solamente, gli altri li abbiamo inventati noi. E quindi ce li dobbiamo definire noi. In precedenza, e poteva essere comodo se vogliamo, possiamo continuare a farlo, alla creazione di un nuovo progetto, Asta predefiniva già, caricava già essenzialmente i tipi predefiniti del linguaggio Java. I tipi predefiniti non è vero, i tipi delle librerie standard del linguaggio Java. Allora, magari metà di voi dicono, ma io Java non so neanche che cos'è, quindi non è che mi può far cambiare molto. No? Però, piuttosto che inventarci i nomi di tipi a caso, prendiamo i nomi di tipi che qualcun altro abbia definito. Nuovo, anziché creare un nuovo vuoto, lo creiamo partendo da un template, da un modello, e prendiamo, non cambia niente, non cambia molto, già, ad esempio Java 8, lui precaricherà all'interno del progetto, vedete che c'è già un package Java, una cartella Java che contiene al suo interno tante classi, tra cui c'è date, c'è currency, qui cosa c'è? Qui altri sono vari tipi di idee, c'è string che prima non avevamo, number e così via. Quindi una serie non è una cosa enorme, sono alcuni tipi in cui se siamo abituati a usarli qui è comodo perché ci ritroviamo, quindi quando li creiamo semplicemente lui ci permetterà, quando creiamo una classe e vogliamo definire un attributo, abbiamo l'elenco di tutti, un elenco molto più lungo di tipi tra cui scegliere. È una comodità, semplicemente, di poter riusare quei tipi che esistono. Quindi se vedete la differenza, su alcuni computer magari ci sono più tipi, in altri meno, è dovuto al 90% al fatto che ci sia o non ci sia questa cartellina Java, e questo dipende da come è stato creato il progetto all'inizio.
c'è nulla di concettuale di diverso. Se poi sul vostro computer lo volete da qualche parte, c'erano le preferenze, se non sbaglio qua. L'avevo trovata ieri. Che in cui potete scegliere quale template usare la creazione di un nuovo progetto. Potrebbe essere questa, anche se. Ecco qua. System Properties, Project, crea un nuovo progetto vuoto, oppure partendo da un template, e qui posso scegliere quale. Ad esempio la Java 8. Però visto che a volte crea confusione, ho preferito citarlo. Ok. A questo punto possiamo parcheggiare l'argomento della modellazione, che è quello della modellazione di processo. Quindi, finora abbiamo avuto ci siamo preoccupati delle informazioni, di quali sono le informazioni che il sistema operativo deve gestire, quali sono e come sono strutturate, come sono organizzate. Adesso cominceremo ad occuparci di come il sistema informativo manipola, elabora queste informazioni. Quindi è una visione statica, una fotografia. Io il modello concettuale me lo immagino sempre come una fotografia vista dall'alto, un'istantanea, uno snapshot che dice adesso qua i dati ci sono. Il processo invece è il motore che li fa andare avanti. Ok, questo. Come sempre noi usiamo la notazione dell'UML. E all'interno dell'UML la modellazione di processo si fa con un tipo di diagramma che si chiama diagramma dell'attività, o activity diagram. Quindi in qualche modo, se parliamo UML, il termine processo e il termine attività sono sinonimi. L'attività è il nome che UML dà al concetto più generale di processo. E attraverso questi tipi di diagramma arriveremo a definire che cos'è un processo per il sistema informativo, perché il termine processo in ciascuna disciplina viene definito in modi diversi, una parola estremamente ambigua o multivalente. Noi dobbiamo immaginarci però nel contesto del sistema informativo la realtà è molto più semplice. Ci sono cose che il sistema fa, attività che il sistema svolge, e queste a un certo punto nascono, vengono portate avanti attraverso una serie di fasi e poi si concludono. Che ne so, pensiamo a una cosa semplice, un ordine su un sito di e-commerce. A un certo punto l'ordine nasce perché un utente clicca su compra, poi deve essere pagato, deve essere confermato, deve essere spedito e alla fine deve essere chiuso. Ha un suo ciclo di vita. Di processazione non gestito da un sistema informatico. Abbiamo il cosiddetto workflow da seguire, c'è una serie di passi di lavoro che devono avvenire in un certo ordine con certe regole. Non ti posso mandare la fattura se non ti ho spedito la merce. Ci sono delle regole da seguire, non si possono invertire i passaggi. Quindi il modello di processo mi permette di definire anche qua in modo preciso, non ambiguo, quali sono le regole, quali sono le attività da svolgere, le azioni da svolgere e i vincoli, le regole che legano tra di loro queste azioni. Oppure che legano tra di loro i vari processi. Se tipicamente, prendiamo l'esempio del commercio elettronico, il processo d'acquisto inizia dopo il processo di
navigazione e scelta dei prodotti. Se io prima vado sul sito, scelgo i prodotti, li metto nel carrello, solo dopo inizio l'acquisto. Quindi sono due processi separati, che però sono collegati tra di loro. Quindi io devo in qualche modo scindere il funzionamento dell'intero sistema informativo in una serie di attività singole, di cui sia chiaro dove cominciano e dove finiscono e quali azioni ci sono al loro interno, e poi vedrò come queste attività tra di loro comunicano eventualmente. Ma soprattutto dovrò capire i singoli passi di queste attività, che cosa fanno con i dati. No? Quando dico l'ordine viene confermato, allora vorrà dire che da qualche parte nel mio modello concettuale ci sarà una tabella che si chiama ordine con dentro un campo conferma, oppure una relazione che dice questo utente ha confermato quest'ordine, con magari una data di conferma, eccetera. Tutto ciò che diremo a livello di processo userà un vocabolario che è il nostro modello concettuale, perché quelle sono le uniche informazioni che il sistema informativo conosce, quelle nel modello concettuale. Noi abbiamo come obiettivo soprattutto quello di descrivere un processo, quindi sia nel senso di comunicare, documentarlo, cioè dire a qualcun altro come deve funzionare il processo, sia anche in fase poi di validazione, di verificare, no, che il sistema informativo effettivamente implementi il processo così come l'avevamo pensato. In alcuni casi ci sono alcuni strumenti software, che poi noi non ci occupiamo, che sono in grado di partire da una descrizione simile a quella dell'UML, magari un pochino più dettagliata, un pochino più precisa, e direttamente eseguire il processo. Cioè il disegno del processo che facciamo diventa un input per un simulatore, per un motore, che di fatto fa sì che il sistema informativo faccia quelle cose. Quindi diventa anche in alcuni casi come fosse un linguaggio di programmazione visuale, molto ad alto livello, attraverso cui creare applicazioni. Questo sarebbe un pochino il sogno, avere una specifica eseguibile. La specifica del sistema che dice come il sistema deve fare è sufficientemente precisa, sufficientemente completa, che essa stessa può essere compilata e diventare il programma. Così licenziamo tutti i programmatori perché non ci servono più. Purtroppo è un sogno, rimane un sogno, perché alla fine i dettagli che bisogna aggiungere in fase poi di codice esecutivo spesso sono 100 volte più grandi rispetto alla specifica stessa, e quindi in automatico ci sono molti generatori di codice, ma poi devi comunque metterci le mani, perché c'è quello da personalizzare, perché c'è quell'aspetto di cui non avevi tenuto conto. No, immaginate il modello concettuale di prima, quel vincolo là della relazione, non possiamo mettere uno perché non va bene, non possiamo mettere infinito perché non va bene, metteremo tre righe di programma che vanno a fare il controllo, e quelle devi mettere, però in automatico non possono essere generate, perché le casistiche dei programmi reali, o meglio, le casistiche del mondo reale sono più complicate di questi modelli, che tutto sommato per essere, devono essere in un certo senso semplificati. Ovviamente i modelli eseguibili devono avere un linguaggio molto più rigido, e quindi si useranno dei linguaggi di descrizione, che vengono detti linguaggi formali, possono essere anche più, ovviamente, più complessi da imparare, mentre invece noi useremo l'UML, e l'UML può essere usato in modo formale volendo, mentre noi lo useremo in modo chiamato semiformale, cioè cerchiamo di essere il più precisi possibile, ma il nostro obiettivo è quello di comprendere, documentare, specificare, non quello di eseguire. E quindi se dovremo scrivere qualche cosa a parole, lo scriveremo a parole. L'importante è che si capisca, che sia chiaro, non ambiguo. Tanto deve essere interpretato, compreso da altre persone, non da una macchina che lo deve eseguire. Quindi sono vari livelli. Vabbè, entriamo nel dettaglio del linguaggio che usiamo noi. I diagrammi delle attività, o Activity Diagram, UML. Usati come strumento per modellare i processi. Non è l'unica notazione, ce ne sono varie altre.
queste due tendenzialmente sono usate di quei motori che si diceva di esecuzione automatica. Allora, anche qua, quali sono, così come siamo partiti nel modello concettuale a definire quali sono gli ingredienti principali, anche qua ci sono degli ingredienti principali. Ci sono delle attività, regole e responsabilità. Le attività sono, descrivono cosa viene fatto, le regole descrivono i vincoli, ad esempio di precedenza o di contemporaneità, tra le cose che vengono fatte, quindi tra le parti dell'attività, e le responsabilità definiscono chi, come dice il nome, è responsabile che quell'azione venga fatta. Tu dici, chi è responsabile? Il sistema informativo. Sì, ma il sistema informativo da solo non apre un ordine, da solo non spedisce la merce. Ci vorrà sempre qualcuno, la persona fisica, che fa sì che il sistema, dica al sistema informativo di fare quell'azione, perché gli deve fornire dei dati, delle informazioni che il sistema informativo da solo non ha. Quindi fino a quando parlo delle indicazioni, quasi sempre coinvolgeranno una collaborazione tra un utente umano e il sistema informativo stesso. E quindi è fondamentale sapere per ogni azione chi è responsabile di far sì che di istruire il sistema informativo in modo che venga fatta. Si vuole evitare il classico paradosso burocratico in cui hai un foglio in mano in cui manca un timbro ma non si capisce chi lo deve fare. Ma chi è responsabile di mettere questo timbro? Da chi devo andare? Lui ti dice che è l'altro, l'altro dice che non lo sa, l'altro dice che dipende e tutto rimane bloccato perché non è chiaro chi dovrebbe avere la patata bollente di mettere quel timbro in quel momento. Quindi non basta dire che una cosa va fatta, serve anche poter identificare chi la deve fare, in modo che chi la deve fare, che magari è anche contento, in buona fede, lo vuole fare, lo sappia, venga informato dal sistema informativo, guarda che adesso tu hai in sospeso 20 timbri da mettere. Allora, il diagramma delle attività è usato, beh, un'estensione di state chart, ma voi non sapete, non conoscete probabilmente i state chart, quindi non vi dice nulla, che è usato per rappresentare sequenze di attività temporali, quindi attività che si svolgono nel tempo e che si portano dietro dei dati. No? Associate a queste attività c'è anche un flusso di dati. Perché quando dico faccio l'ordine, spedisco la merce e scrivo la fattura, chiaramente sulla bolla di spedizione e sulla fattura ci devono essere scritti gli stessi dati. Quindi da una fase a quella successiva ci sono dei dati che devono essere trasportati. Quali dati? Quelli del modello concettuale. E noi lo facciamo per rappresentare la logica di funzionamento di una determinata parte del sistema informativo, del flusso operativo di una parte del sistema informativo. Queste cose ve le ritrovate tutte le volte che fate una pratica online di qualche cosa. C'è una serie di passi da seguire. Alcuni passi sono opzionali, in alcuni casi devi tornare indietro, in altri casi devi ripetere un'operazione, però non vai nel passo successivo se non è terminato il passo precedente. E a volte rimani bloccato in attesa della conferma di qualcun altro. Pensate, voi avete fatto tutti la domanda di laurea recentemente, allora fai la domanda, e poi però tu inserisci la domanda e devi aspettare che il professore ti confermi. Poi ti arriva la conferma, allora finisci la domanda, vai, che arriva in segreteria, devi aspettare che la segreteria ti confermi, e così via. È un ping pong tra diversi enti, ciascuno dei quali fa un pezzettino del passaggio. Alla fine la domanda di laurea è conclusa, inizia, finisce. Non è molto diverso da quando questa cosa era un pezzo di carta. Tu andavi in segreteria, quando ero giovane io, prendevi un foglio di carta,
scrivevi sopra la tua domanda, poi andavi dal professore, gliela facevi firmare, poi gliela riportavi in segreteria, gliela riconsegnavi, eccetera. I passaggi erano gli stessi. Semplicemente il supporto era carta anziché il sistema informativo, ma il processo in buona parte era lo stesso e le responsabilità in buona parte erano le stesse. In più, avendo però dei processi gestiti da più persone, possiamo pensare, oppure grazie alla potenza del sistema informativo anche, possiamo pensare che alcune attività possono anche andare in parallelo, non necessariamente in serie. No, tu quando ti iscrivi al Politecnico devi fare domanda, fare il tesserino e andare a fare i pagamenti del bancomat, eccetera, eccetera, le tasse, le ISU, eccetera, tutte queste belle cose, e puoi fare in parallelo. Potresti, c'è un amico che ti aiuta, va lui alla posta. Non è detto che devi prima fare una cosa, poi l'altra, poi l'altra. L'importante è che a un certo punto siano tutte fatte, perché altrimenti la domanda non è completa. Quindi l'esecuzione sequenziale è solo un modo, no, di descrivere un processo. Spesso ci sono anche possibilità di esecuzione parallela. Oppure il lavoro che fai tu e il lavoro che fa l'impiegato della segreteria sono due attività diverse che possono andare avanti in parallelo. Ognuno fa il suo pezzo, alla fine entrambi avranno fatto il loro pezzo e si potrà andare avanti nell'attività in generale. Allora, come facciamo a descrivere questi scenari? Definiamo un'attività attraverso una serie di azioni. Un'azione è semplicemente un rettangolo con dentro una descrizione di che cosa avviene in quell'azione. Per distinguere dalle classi, dal modello delle classi, questi rettangoli saranno i bordi arrotondati. Lievemente. È ovvio che poi al compito scritto non vi chiediamo di arrondare i bordi, va benissimo dei rettangoli qualsiasi. Okay? Allora, una singola azione di per sé non è un'intera attività, non è un intero processo. È un passo di questo processo. Quindi activity uguale a tutto il processo, action uguale un passaggio di quel processo. Un'activity è fatta di tante action. Un processo è fatto di tanti passi. Ciascuna azione rappresenta un'attività, un task, un'operazione che viene svolta o da un umano o dal sistema informativo. O aggiungo io e descrivere in che l'azione descrive in che cosa consiste tale attività, tale azione. Quindi deve essere chiaro cosa c'è da fare e chi lo deve fare. Queste azioni devono essere legate, dicevamo, in un ordine ben preciso. Quindi il processo inizia e finisce, tra l'inizio e la fine ci sono queste azioni da compiere. Allora, ci sono due simboli speciali che servono a marcare l'inizio e la fine del processo, che sono questi due, un nodo iniziale e un nodo finale. Un nodo iniziale è un pallino tondo nero e un nodo finale è un pallino tondo col bordo doppio. Il nodo iniziale rappresenta il punto da cui parte il processo. Cioè, tante azioni che si collegheranno tra di loro con delle frecce, eccetera, ma da dove comincio? Comincio dal pallino iniziale, dal nodo start. E il processo va avanti fino a quando l'attività svolta non raggiunga il nodo finale. Quando raggiungo il nodo finale, come nel gioco dell'oca, ho vinto. Nel senso che quel processo ho finito, ho chiuso. Se vogliamo giochiamo un'altra partita, ma questa qui è finita. Quindi quando si arriva al nodo finale, la funzione prevista per quell'attività, per quel processo, è compiuta, è conclusa. Per aiutarci a visualizzare che cosa succede, c'è una, se vogliamo, una metafora abbastanza utile, che è quella del token. Cioè, noi descriveremo i processi in termini di regole di viaggio di un token. Token è un gettone, token vuol dire gettone,
un segnalino, un segnaposto. Allora qua abbiamo messo il segnalino del Monopoli, la fiaschetta. Allora noi immaginiamo che il nodo iniziale è un generatore di token. Se il processo rappresenta un ordine, ogni volta che c'è un ordine nuovo viene generato un nuovo token nel nuovo iniziale, un nuovo token di tipo ordine, una nuova fiaschetta ordine. Elaborare quell'ordine significa prendere quella fiaschetta e riuscire a portarla al nodo finale, facendogli fare i percorsi che deve fare. In parallelo alla prima ci sarà un secondo, un terzo, un quarto ordine, quindi oltre alla fiaschetta ci sarà, cosa c'era, la candela e la pera e quali sono gli altri segnalini del Monopoli, no? E ciascuna delle quali nasce sempre nel nodo iniziale, ovviamente si porta dietro dei dati diversi, perché il mio ordine è diverso dal tuo, ma la strada che deve fare il mio ordine per essere completato, la strada che deve fare il tuo ordine per essere completato, sono le stesse. Quindi abbiamo più giocatori che viaggiano sullo stesso percorso, partono tutti dallo stesso punto, arrivano tutti nello stesso punto d'arrivo, ognuno però ha i suoi dati, le sue informazioni. Quindi il token si può spostare solamente attraverso le regole definite dalla grammatica visuale, e poi il token, prima o poi, attraverso queste regole, si spera arriverà al nodo finale. Il nodo finale non fa altro che distruggere il token stesso. Quindi faremo in modo che il processo arrivi al nodo finale quando siamo sicuri che è tutto fatto. Quindi la partita è vinta. Quel token può essere rimosso da questo processo. Quindi tutti i vari processi del mondo differiscono solamente per che cosa? Per le regole di movimento del token che definiamo noi. Quali sono le regole di movimento del token? Sono queste sei. Quindi il token deve attraversare delle azioni, e come nel gioco dell'oca o come nel Monopoli, ogni volta che attraversa un'azione c'è un lavoro da fare, compri o vendi o le probabilità, gli previsti, da qui ci saranno delle azioni da fare, prendi, stampa, trasferisci il dato, invia, ricevi, eccetera. E poi il percorso è legato da questi sei modi di combinare tra di loro le varie azioni. Il più semplice è ovviamente quello sequenziale, ma non è l'unico. Allora, quello sequenziale, primo, cominciamo a vedere questo, è una regola di combinazione delle azioni che fa sì che un'azione successiva possa essere compiuta solamente dopo che l'azione precedente si è conclusa. In italiano diciamo dopo. Questo va fatto dopo l'altro. Prima questo e dopo l'altro. Quindi noi graficamente lo possiamo vedere così. Processo, questo processo è composto da due azioni. L'azione riceve un ordine e l'azione invia le informazioni sul conto, e questo secondo può essere fatto solamente dopo il primo. Allora, dal punto di vista sintattico, la sequenza si rappresenta con una freccia. Noi ci immaginiamo il viaggio del token e proviamo a descrivere le regole che segue questo token. Allora, il token come regola ha la caduta libera attraverso le frecce. Cioè ogni volta che il token si trova a un'estremità di una freccia, come questa, la attraversa istantaneamente, senza far nulla, senza richiedere nessuna azione da parte di nessuno. Quindi il token, come viene generato, qua dal nodo iniziale, immediatamente cade fino all'ingresso di questa azione, dicevi l'ordine. Questo non richiede lavoro da parte di nessuno. Il token entra in quell'azione e noi diciamo che l'azione diventa abilitata. Ha un token in ingresso che bussa alla porta e quindi è possibile svolgere quell'azione.
L'azione dopo invia l'account non è abilitata, non ha ancora ricevuto il token e quindi anche se volessi non la potrei fare. Il sistema informativo mi deve impedire di fare quell'operazione. Se cerco di farla mi dice errore, non puoi. Non c'è la voce del menu. Quindi abbiamo il token che nasce, arriva, si ferma ogni volta che incontra un'azione. Nel momento in cui arriva un'azione, il sistema o l'utente, cioè chi deve compiere quell'azione, il responsabile di quell'azione, può essere pronto a farla subito e quindi inizia a farla, oppure può non essere pronto subito e allora quel token rimane in attesa, diciamo all'ingresso dell'azione, per un tempo indefinito. Okay, quindi il token può essere in viaggio istantaneo o lungo le arti, lungo le frecce. Poi arriva all'ingresso di un'azione e lì fa coda. Quella coda può essere istantanea oppure può rimanere in attesa per un po'. A un certo punto, si spera, qualcuno prenderà in considerazione quel token. Quindi quell'azione viene svolta. Svolgere l'azione significa, cioè, fare ciò che richiede, diciamo, ciò che c'è scritto dentro il rettangolo, e poi portare il token in uscita. Quando io porto il token in uscita vuol dire che quell'azione è stata fatta. Quando il token arriva all'uscita, trova un arco e quindi istantaneamente lo segue. E il token si fermerà dove? All'ingresso dell'azione successiva. Quest'altra azione successiva potrà, anche qua, stessa regola di prima, partire su solo quando il responsabile ne sarà, sarà disponibile per poterlo fare. Ok, quindi queste varie azioni possono essere, diciamo, in tre stati diversi. Un'azione che non è ancora abilitata, non ha il token in ingresso, oppure un'azione che è abilitata, ha il token in ingresso, oppure un'azione in corso, cioè il token in ingresso l'ha portato dentro e sta facendo il lavoro. Dopodiché passa ad essere un'azione conclusa e poi eventualmente, se il token ritorna, diventerà di nuovo abilitata in un secondo momento. Quindi questo permette al progettista del sistema informativo di poter capire come organizzare, che so, la navigazione di un sito, cosa devi fare prima, cosa devi fare dopo, quali devono essere le voci del menu abilitate, quali sono disabilitate in un determinato momento per un determinato utente. Poi quando questa azione verrà svolta, ho il token ovviamente che verrà portato in uscita, come stiero distrugge all'istante. Quindi il token lui viaggia tranquillo alla massima velocità, tranne quando incontra un'azione e questa azione richiede che qualcuno faccia qualcosa. Nei casi fortunati questo qualcuno è semplicemente il sistema informativo e quindi vorrà dire che ci sarà un programma, un algoritmo, una procedura che dovrà essere attivato in quel momento. Però tendenzialmente il sistema informativo è sempre pronto 24 su 24 a farlo, quindi il token uscirà facilmente dopo il tempo, il necessario tempo di elaborazione. Nei casi normali però le varie operazioni ricevono ordine da chi è un utente che non inserisce quell'ordine, non è che lo riceve da dove. Non se lo può inventare il sistema informativo. Allora vorrà dire che il sistema informativo è pronto a ricevere un ordine e quando un utente effettivamente andrà a inserirlo, allora quell'azione verrà fatta. L'ordine verrà ricevuto dall'utente e verrà salvato nel modello concettuale, nel database. E quindi queste varie azioni possono rimanere abilitate anche per lungo tempo, oppure in corso anche per lungo tempo, perché questo richiede che le singole persone responsabili, no, svolgano l'azione necessaria. Cerchiamo, quando ci visualizziamo un processo e vediamo il token che gira, di immaginarci anche, fare lo sforzo di immaginazione, di immaginarci non un processo ma migliaia di fotocopie dello stesso processo, ciascuna con un token diverso, che è arrivato a punti diversi nel processo.
perché magari siamo in tre che facciamo un ordine, tu lo fai mezz'ora dopo, però sei più veloce, io l'ho iniziato prima, ma poi mi blocco nell'invio dei dati della mia carta di credito, ad esempio, del mio account, e quindi il mio token rimane fermo più volte. Ogni processo, dal punto di vista dei dati, è isolato rispetto agli altri, va avanti indipendentemente. Tutti questi vari processi hanno ognuno il suo token e seguono, questi token sono indipendenti tra di loro, vanno avanti senza sapere, senza tener conto del fatto che possono esserci altri token in parallelo che eseguono lo stesso processo. È normale. Se siete in 40 che fate domanda di laurea, non è che la procedura, no, che deve seguire il 40esimo è diversa dalla procedura che deve seguire il 39esimo di voi. È la stessa, però ciascuno di voi sarà arrivato a un punto diverso. È chiaro che se anziché 40 siete 400, dovete aspettarvi che l'esecuzione delle singole fasi sia un pochino più lenta, si rimarrà più tempo in coda. Ma questo non è un disegno in tempo reale, è un disegno che rappresenta dei vincoli logici. Questo va fatto dopo quell'altro. Quanto dopo? Non lo so, dipende dalle risorse umane e di calcolo che ho a disposizione. Sicuramente non prima, prima sarebbe vietato. Darti la laurea prima che hai finito gli esami non va bene. E viceversa sì, quindi c'è un vincolo temporale. Ok, questo è il costrutto più semplice, ci prendiamo una pausa e poi vediamo quelle successive.